Eccoci. Vai. Preparazione della sarda per la gallinella. Via la testa. Via la coda. La apriamo come se dovessimo fare un sandwich. Via l'interiore. E volendo sfiliamo la spina dorsale. È più facile, è più flessibile, è più facile da arrotolare. Ok, monterò un amo Barena, il 784 4/0, la taglia può sembrare enorme, ma in realtà serve fare un po' di selezione, evitare che magari il pesce e la gallinella siano particolarmente piccole, e poi ci aiuta a sostenere la sarda e a dargli un po' più di forma, una forma migliore. La montatura è piuttosto semplice, si tratta di una montatura antitagone, in questo caso siccome prevedo che più tardi si alzi il vento, la scelta è ricaduta su una versione un po' pesante, in modo che possa sostenere eventualmente anche 200 grammi. Tra due girelle un filo di nylon più spesso, questo rosso che vedete, fa scorrere un divaricatore P-Line nella versione large, che poi ha come ammortizzatore nella parte terminale e finale delle sfere di gomma, che fungono da ammortizzatore sì, ma anche da trazione, perché si tratta di sfere fluorescenti, le stesse che poi troviamo anche in prossimità del 784 Barena. In questo caso insieme al Red Killer, il tubicino Red Killer, che lasceremo visibile una volta montata la sarda. Per montare la sarda, una volta che abbiamo la nostra bistecca di sarda, la cosa importante è che la pelle rimanga verso l'interno, non è una cosa che utilizzeremo per attrarre la gallinella in questo caso. Posizioniamo il filo, il finale in mezzo, e avvolgiamo sostanzialmente la bistecca di sarda come fosse una sigaretta, come se stessimo preparandoci una sigaretta. Ecco, in questo modo. Ok. Dopodiché, per fissare il tutto, utilizzeremo del filo elastico, comune e utilizzato normalmente proprio per le esche. Iniziamo con la parte bassa della sarda, in prossimità dell'amo, e facciamo un paio di giri in questo modo. Dopodiché faremo scorrere la sarda verso l'amo, in modo da essere più pratici, e continuiamo in questo modo. Qui ci spostiamo verso l'alto. L'operazione richiede un minimo di pratica, ma non è complicatissima. E poi chiudiamo nuovamente verso l'alto. Il risultato deve essere fondamentalmente questo che vedete adesso. L'amo non deve essere completamente coperto, non ha senso.